Buongiorno a tutti, io sono Alberto Sandini, sono field service per Caracol per tutto il nord-est Italia e oggi vedremo degli esempi di modellazione e rinforzo di pilastri e travi in cemento armato, in calcestruzzo armato, e quindi innanzitutto ringrazio Stadata per la possibilità di illustrarvi un po' le soluzioni Caracol per quanto riguarda i rinforzi strutturali di questi elementi in calcestruzzo armato. Una breve introduzione dei nostri sistemi, che sono sistemi certificati per il rinforzo strutturale. Andremo a vedere un po' tutti questi acronimi, quindi sistemi SRP, sistemi SRG, FRCM ed FRC. Quindi andiamo a vedere poi nel dettaglio che cosa significano questi acronimi. Una piccola introduzione riguarda il rischio sismico, perché appunto in Italia il rischio sismico, in Italia e nel mondo, è dato dalla componente di tre fattori, quindi la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione. A parte la pericolosità e l'esposizione, che sono fattori intrinsechi del territorio dove viviamo, possiamo andare a ridurre il rischio sismico principalmente intervenendo sulla vulnerabilità, quindi andando a ridurre le carenze strutturali dei nostri edifici esistenti. Non interveniamo solamente per motivi di rischio sismico, quindi per le forze dinamiche dovute al sisma, ma anche per il degrado dei materiali, le variazioni di destinazione d'uso ed eventi eccezionali che possono accadere nella vita utile di una struttura. Per quanto riguarda le nostre soluzioni, in Italia e nel mondo, oggi siamo la prima azienda che ha i sistemi ri di rinforzo certificati in Europa e nel mondo, e con questa immagine, con questo bollino, vi facciamo appunto vedere che non solo i nostri sistemi sono stati validati e quindi attraverso dei test sperimentali siamo riusciti a diciamo validare e valutare che questi sistemi in realtà proprio funzionano dal punto di vista statico e sismico, ma sono sistemi certificati e quindi questo vuol dire che sono in accordo all'NTC NTC 2018, al decreto ministeriale 2018, le norme tecniche per le costruzioni, sistemi che possono essere appunto certificati e accettati in cantiere. È possibile poi anche assicurarli con una polizza decennale postuma, perché sono appunto sistemi anche assicurabili. Iniziamo quindi la carrellata di acronimi per quanto riguarda gli SRP. Sostanzialmente Steel Reinforced Polymer sono degli FRP a tutti gli effetti che sono composti da tessuti in acciaio e da una matrice, quindi una resina epossidica, per andare a rinforzare strutture in calcestruzzo armato. Gli stessi tessuti in abbinamento invece con una matrice minerale per il rinforzo di strutture in cemento armato e cemento armato precompresso sono gli Steel Reinforced Grout, quindi stiamo parlando di sistemi FRCM, quindi con una componente inorganica che è una matrice minerale, per dare vita a rinforzi sempre su strutture in calcestruzzo armato, in questo caso che andremo poi in seguito a vedere dal punto di vista della progettazione. Questi tessuti sono composti da acciaio perlitico, quindi un acciaio molto molto prestazionale, dei microtrefoli che sono composti quindi da tre fili rettilinei e due in avvolgimento per avere un importante ingranamento e una durabilità garantita dalla galvanizzazione protettiva di questi microtrefoli. Vedete un po' tutte le grammature a disposizione. Tutte queste grammature possono essere utilizzate insieme in abbinamento alla resina epossidica per dare vita ai sistemi SRP. Solamente le prime due per motivi di aggrappo con il supporto e interspazio tra i microtrefoli possono essere utilizzati anche con le malte per dare vita ai sistemi SRG. Ultimo acronimo, FRC, Fiber Reinforced Concrete, quindi delle fibre in acciaio strutturali in abbinamento con una matrice minerale fluida per il ripristino del calcestruzzo, danno vita a sistemi che possono andare a ringrossare, come vediamo qui dall'immagine, solai in laterocemento, quindi in basso spessore riesco a fare dai 15 mm, quindi dal centimetro e mezzo fino ai 4 centimetri, senza l'utilizzo di reti elettrosaldate. Questo è molto importante per sia alleggerire le strutture che andiamo a rinforzare,
ma sia avere un'altezza utile per le civili abitazioni che rimane pressoché la stessa, e questo mi consente in fase di progettazione di poter prevedere tutti i pacchetti di isolamento termico piuttosto che impianti di riscaldamento a pavimento che vanno a comporre il mio pacchetto di pavimentazione. Questi FRC, questi Fiber Reinforced Concrete, hanno all'interno delle fibre in acciaio. Queste fibre in acciaio hanno la propria marcatura e, come vedete, sono sistemi che devono funzionare in abbinamento con delle matrici. Quindi non è solamente la fibra che è marcata, la fibra ha la sua marcatura, la matrice minerale ha la sua marcatura e la composizione di fibra più matrice minerale dà vita appunto a un sistema FRC che ha un'ulteriore marcatura, che in questo caso è il certificato di valutazione tecnica italiano. Proprio per quanto riguarda la certificazione, andiamo nel dettaglio a capire quella che è questa certificazione di tutti i sistemi che abbiamo elencato oggi. Quindi, secondo l'NDC 2018, paragrafo 1, capitolo 11.1, i materiali prodotti ad uso strutturale devono essere certificati. Ci sono tre lettere di cui vediamo su questo capitolo 11.1. Sostanzialmente, i materiali ad uso strutturale innovativi ricadono nelle tipologie A e B, ma ricadono nella tipologia C. Questi sistemi innovativi, che sono appunto i sistemi di rinforzo che vi ho elencato prima, devono pervenire o alla marcatura CE sulla base di una valutazione tecnica europea, oppure al certificato di valutazione tecnica italiano rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale. Quindi, in sostanza, ci sono due strade per ottenere la certificazione e la marcatura di questi sistemi di rinforzo, o la marcatura CE oppure il certificato di valutazione tecnica italiano. Per quanto riguarda il certificato di valutazione tecnica italiano e i sistemi FRC, questo sistema di rinforzo a basso spessore è marcato con il certificato di valutazione tecnico italiano. Quindi Geolite Magma più Steel Fiber e Geolite Magma Xeno più Steel Fiber ha questo tipo di certificato. Per quanto invece riguarda gli altri sistemi di rinforzo, quindi gli SRP e gli SRG, come vedete, i vari prodotti che sono all'interno del sistema, e abbiamo ottenuto la marcatura CE, quindi la marcatura più importante su questo tipo di sistemi di rinforzo. Perché è più importante? Perché la marcatura CE prevede anche come requisiti aggiuntivi anche delle prove di pull out della connessione che vengono fatte sia su calcestruzzo, sia su muratura in laterizio, su muratura in tufo e anche su muratura in pietra. E questo per dare diciamo una maggiore affidabilità anche in fase di progettazione al progettista e per avere appunto una marcatura il più possibile completa. Non solo, anche per quanto riguarda le lunghezze di sovrapposizione, la marcatura CE ci obbliga a testare le lunghezze di sovrapposizione di tutti i sistemi. Per quanto riguarda i sistemi SRP, otteniamo 20 cm di lunghezza di sovrapposizione, mentre per quanto riguarda i sistemi SRG e i sistemi FRCM, questa lunghezza di sovrapposizione è di 30 cm. Quindi con 30 cm riesco a dare continuità al mio sistema di rinforzo. Una slide che è un po' riepilogativa di tutto quello che ci siamo detti è questa, quindi sistemi SRP, sistemi FRCM, SRG e sistemi FRC rientrano all'interno, a livello di certificazione, secondo le norme tecniche per costruzioni, con le due tipi di marcature che abbiamo visto prima, e abbiamo la CNR DT200 per la progettazione per quanto riguarda i sistemi di rinforzo SRP o FRP, la DT215 per quanto riguarda i sistemi FRCM o SRG, e per quanto riguarda i sistemi FRC la CNR DT204. È bene sapere che tutte queste linee guida di progettazione, che rientrano appunto all'interno dell'NC 2018 come norme di progettazione, come linee guida di progettazione,
e possono essere calcolate, rientrano all'interno dell'algoritmo del nostro software GeForce One per il calcolo di questi sistemi di rinforzo. Per quanto riguarda l'accettazione e il collaudo dei sistemi di rinforzo, una distinzione va fatta, come vi dicevo, tra il certificato di valutazione tecnica italiano e la marcatura CE, e quella principale è che i controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori per quanto riguarda il CVT e sono sotto la responsabilità della direzione lavori e devono essere realizzati impiegando gli stessi addetti e le stesse condizioni ambientali. Si tratta di 6 palloncini per ogni tipo di rinforzo. E appunto la richiesta delle prove è sottoscritta dalla direzione lavori. E attraverso invece la marcatura CE non è necessario avere e fare questi controlli di accettazione in sito perché sarebbe una rideterminazione di quello che già è stato garantito e certificato attraverso dei controlli in fabbrica, quindi di costanza della produzione in fabbrica e quindi abbiamo la garanzia completa semplicemente attraverso una raccolta documentale della dichiarazione di prestazione. Va detto che appunto per quanto riguarda diversi geni civili, per quanto riguarda progettisti, loro hanno la massima discrezione per quanto riguarda questi controlli di accettazione in cantiere. Passiamo alla parte un po' più diciamo di cantiere per quanto riguarda il rinforzo delle strutture in cemento armato, andando a vedere quelle che sono le fasi applicative per quello che riguarda per esempio il confinamento di pilastri. Quindi si parte dai sistemi SRG, sistemi SRP, sistemi FRC, Fiber Reinforced Concrete, e poi ringrosso con armature aggiuntive. Questo da sinistra a destra ci dà il senso di aumento delle prestazioni, quindi sistemi SRG fino ad arrivare al ringrosso di sezione con barre aggiuntive, dà un incremento in termini di prestazioni. Per quanto riguarda invece gli spessori, gli SRG attestano sugli spessori del centimetro, centimetro e mezzo. Per quanto riguarda gli SRP si tratta di pochi millimetri perché sono appunto sistemi a matrice organica, quindi con resina epossidica, quindi riesco a fare spessori molto ridotti. Sistemi FRC, come vi dicevo, Fiber Reinforced Concrete, vado a creare dei ringrossi anche senza l'obbligatorietà di avere delle barre d'armatura aggiuntive e creo degli spessori che vanno dal centimetro e mezzo fino ai 4 centimetri. Ringrossi di sezione riguardano appunto spessori anche maggiori di 5 centimetri proprio per mantenere un adeguato coprifero di progetto e appunto sono i sistemi che incrementano di più gli spessori di questo tipo di intervento di rinforzo. E la preparazione sui porti, come sempre, è fondamentale nel senso che occorre andare a preparare molto bene la superficie per quanto riguarda i sistemi FRC ed SRG con almeno 5 mm di grado di ruvidezza superficiale, quindi grado di indentamento proprio perché si tratta di una malta, mentre per quanto riguarda i sistemi SRP o FRP, la resina epossidica ci consente di minimizzare questo trattamento superficiale fino a 0,5 mm per quanto riguarda appunto questi sistemi a matrice organica. La bagnatura di rifiuto è sempre fondamentale per quanto riguarda qualsiasi matrice minerale, qualsiasi matrice inorganica. Mentre al contrario, per quanto riguarda i sistemi con resina epossidica, quindi FRP o SRP, è importante che la superficie sia asciutta e il più possibile, diciamo, sgombra da residui nel nostro substrato. Lo sfondamento, la smussatura degli spigoli è sempre fondamentale, anche se comunque questi sistemi di rinforzo, avendo un tessuto in acciaio, soffrono meno del taglio che si può creare in corrispondenza dello spigolo vivo se questo non viene correttamente smussato. Il nostro manuale tecnico, composto da 63 tavole tecniche in 2 pagine, pagina di sinistra dove ci sono tutte la parte illustrativa di prescrizione e di voce di capitolato, la pagina di destra che è tutte le fette in DVG che voi potete avere e potete inserire direttamente nei vostri progetti. Con tutti i dettagli esecutivi, appunto le norme di riferimento e le foto applicative. Passiamo a proprio la fase applicativa per quanto riguarda il rinforzo di pilastri. In
I meccanismi di danno principali sono quelli legati al confinamento, al taglio di, di queste strutture, e proprio per la mancanza tipica, mancanza di staffe nelle strutture esistenti, non di recente costruzione, proprio perché molto spesso si dimensionava solamente per i carichi verticali e non i carichi orizzontali, quindi troviamo delle staffe che molto spesso sia in passo sia in diametro sono è troppo esile per poter essere diciamo dimensionate per quanto riguarda le forze orizzontali sismiche. Cosa possiamo andare a fare? Innanzitutto la tavola 3A vi fa vedere un rinforzo in alto spessore con un ringrosso tradizionale, con delle barre d'armatura aggiuntive e delle staffe aggiuntive, entro cassero, quindi pulizia, scarifica del supporto, installazione dell'armatura, eccetto entro cassero di questa malta fluida minerale che si chiama giolite magma. Qui vedete le fasi applicative a partire dalla preparazione del supporto, dall'utilizzo dell'armatura integrativa fino ad arrivare alla tesseratura e all'aumento dato dal ringrosso finale della sezione. E i sistemi FRC funzionano anche senza barre d'armatura integrative, proprio perché queste fibre all'interno dell'impasto creano già un'armatura tridimensionale, per cui semplicemente tramite pulizia, scarifica del supporto e getto di questi sistemi di rinforzo che si chiamano Giolite Magma Xen, che sono appunto sistemi Fiber Reinforced Concrete, danno vita appunto a dei ringrossi in basso spessore, quindi dai 1,5 cm fino ai 4 cm, con queste fibre che vediamo all'interno dell'impasto nella prima immagine, che sono appunto fibre corte in acciaio e tutto il sistema ha la marcatura CUT. Passiamo invece alle fasce di tessuto che possono essere sia gli SRG sia gli SRP a dare un confinamento per i carichi diciamo orizzontali e anche una resistenza a taglio per i carichi verticali e orizzontali. I sistemi SRG sono composti appunto attraverso una malta giolite e il GeoSteel G600 G1002. I sistemi SRP invece sono composti dalla resina epossidica giolite gel e tutte e quattro le grammature che abbiamo visto nella parte iniziale di questa presentazione. E quindi è idoneo, è opportuno, diciamo, realizzare delle dime per poter poi andare a piegare con la macchina piegatrice i tessuti in acciaio. Realizzo queste sorta di staffe esterne che possono essere poi applicate o con la matrice organica giolite gel o la matrice inorganica giolite, a creare appunto questo confinamento attraverso queste staffe, diciamo che vanno ad essere delle staffe esterne su queste strutture in calcestruzzo armato. E qualora sia necessario applicare anche delle fasce verticali, molto spesso per momenti flettenti in queste strutture di pilastri, vado a realizzare delle fasce di tessuto longitudinalmente e disposte lungo l'asse, diciamo, del mio pilastro, e vado a realizzare attraverso dei fori le connessioni ai nodi attraverso appunto lo sfiocco certificato di questi tessuti in acciaio perlitico. Per quanto invece riguarda le travi, la crisi principale avviene a taglio, a flessione e vediamo da queste immagini molto spesso le strutture su cui interveniamo sono degradate, quindi necessitano magari di un ripristino attraverso una malta idonea in classe R4. Qui vediamo l'incremento del momento resistente a flessione positiva e a flessione negativa. A sinistra della figura vedete nella pianta, diciamo che rappresenta l'intradosso della trave, mentre la figura di destra riguarda l'estradosso della trave, come vedete agli appoggi, quindi andare a coprire il momento negativo sollecitante. Questi tessuti possono appunto essere sfioccati, come vedete, soprattutto per quanto riguarda gli appoggi, all'interno dei pilastri per ottenere una connessione strutturale certificata. Il foro è opportunamente poi inghisato all'interno del pilastro con la resina, sempre la stessa resina, giolite gel. Per quanto invece riguarda il taglio, sia che i tessuti vengano disposti in maniera continua, sia in maniera discontinua, quindi con un certo passo all'interno
di questa struttura di travi, sono delle fasce appunto esterne che vanno a fare ad essere sostanzialmente delle staffe esterne realizzate con tessuti in acciaio. Abbiamo tre tipologie di rinforzo. È importante in questo caso valutare dove può innescarsi la fessura a taglio, per cui la CNR di T200 e di T215 ci dicono che se diciamo, la zona compressa sta diciamo, al di sotto, è possibile realizzare delle tipiche fasce a U per rinforzo delle travi. Qualora invece ho momento negativo, quindi la zona tesa sta al di sopra, devo in ogni caso andare a realizzare uno sfiocco e quindi andare a rompere la pavimentazione per andare ad avere un ancoraggio che deve essere necessariamente nella parte tesa. Nella parte compressa, scusate. Ecco, vedete qui delle immagini dove vi mostriamo gli ancoraggi di questi tessuti, di queste staffe esterne all'interno delle solette in calcestruzzo armato, all'interno della trave stessa, e a differenza di altre tecnologie di intervento, questi fiocchi, queste connessioni, queste code realizzano un intervento in continuità attraverso ancoraggio continuo, quindi la stessa rete all'interno della struttura, ingessata all'interno della struttura, mi crea la continuità strutturale del mio sistema di rinforzo. Concludo con gli strumenti per la progettazione. Il nostro manuale tecnico che avete visto prima, composto da quelle 69 tavole tecniche, noi possiamo passare da voi in studio per potervelo sottoporre, per potervelo fornire. Abbiamo appunto dei software di calcolo, che siano sismica, che siano software di calcolo GeForce One, per tutte le configurazioni di rinforzo con i nostri sistemi. Appunto, la mia figura e la figura dei consulenti Green Building sul territorio vi possono fornire assistenza sia in studio sia in cantiere. Molto importante sottolineare il sito strutturale.carico.com, dove in area download trovate un po' tutte le informazioni che vi servono per la progettazione. Quindi trovate le tavole tecniche in PDF, le tavole tecniche in DVG, le analisi prezzi per effettivamente avere un NP, un nuovo prezzo composto sia dal costo del materiale sia della manodopera, e la mail che è strutturale@chiaro.it. Trovate all'interno dell'area download anche il video tutorial, il manuale d'uso e il manuale di valutazione dei vari software che sono a vostra disposizione per il rinforzo e per la progettazione dei vostri sistemi di rinforzo. Oltretutto, molto importante sono gli oggetti BIM. Gli oggetti BIM sono delle informazioni importanti all'interno dei vostri progetti, e di conseguenza noi abbiamo realizzato una raccolta strutturata. Una raccolta di una libreria dove voi potete trovare all'interno ogni singolo oggetto BIM in funzione del tipo di tavola di intervento che state realizzando. Vi rimando a questo link nel dettaglio per trovare appunto gli oggetti BIM che volete inserire nei vostri progetti. All'interno, appunto, il file digitale si distingue per tutta la documentazione inerente ai singoli prodotti, quindi non solo la marcatura CE, non solo la DOP, ma anche le schede tecniche, le caratteristiche di ogni materiale di rinforzo o altro che vi possa servire per l'inserimento di questi dati nei vostri software. Un aspetto molto importante su cui mi concentro brevemente in quest'ultima parte è l'innovazione e la digitalizzazione del settore del mondo delle costruzioni. In sostanza, queste due parole molto spesso non vengono, diciamo, proposte, non sono delle parole chiave ad oggi per quanto riguarda il mondo delle costruzioni. Noi, come Clerac, attraverso questa piattaforma che si chiama Genius Lab, vogliamo dare un primo step, fare un primo passo in avanti per quanto riguarda l'innovazione e la digitalizzazione, del settore delle costruzioni. Genius Lab, che cos'è? È una piattaforma digitale, web app, dove all'interno è possibile creare dei cantieri virtuali ed inserire, condividere il cantiere e ottenere delle configurazioni di sistemi di rinforzo piuttosto che sistemi
isolamento, quindi una serie di, una carrellata di configurazioni che riguardano, che riguarda Kerkol principalmente. Cosa posso fare? Creando un cantiere virtuale, potendo condividerlo, posso mettere insieme un po' tutte le figure che si approcciano nel mondo delle costruzioni, quindi general contractor, progettisti, imprese. Posso creare dei report attraverso questa piattaforma e attraverso il report ho dei link ipertestuali a tutte le schede tecniche su questo PDF che viene realizzato in maniera molto molto veloce. Quindi analisi prezzo, le schede tecniche, i riferimenti al prezzario day e le marcature di opinione. I vantaggi sono, qui vedete tra l'altro il QR code per la registrazione, e i vantaggi sono la semplicità nella definizione di tutte le soluzioni Kerkol, la soluzione guidata attraverso questa piattaforma, una velocità, autonomia, consapevolezza nelle varie fasi di scelta, una stima immediata a livello economico del mio intervento con la manodopera e con le spese generali, l'utile d'impresa e con diciamo, i prodotti, con i prezzi di listino che vengono a realizzare le varie configurazioni. E in prossima uscita, vi ricordo, avremo anche la possibilità di esportare queste configurazioni su software computazionali che sono per esempio Primus. Quindi vi potete registrare, vi lascio qui il link per la registrazione con questo QR code e io ringrazio Stadata e il prossimo relatore e vi auguro buon lavoro e rimaniamo a disposizione per le vostre domande. Grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Paolo Palma e oggi vedremo delle applicazioni pratiche dei rinforzi Kerkol su travi e pilastri in cemento armato all'interno di Tremuri Project. Per quanto riguarda le travi, faremo delle verifiche di tipo statico e in caso di mancata verifica applicheremo i rinforzi FRP o FRCM Kerkol. Sui pilastri invece faremo delle verifiche di tipo sismico e in caso di mancata verifica anche qui applicheremo dei rinforzi FRP o FRCM. Vediamo questo esempio. Nel primo esempio andremo a verificare le travi. Abbiamo una struttura mista, quindi all'interno della struttura perimetrale in muratura abbiamo dei telai in cemento armato e effettueremo la verifica statica, quindi i carichi verticali delle travi in cemento armato. Quindi possiamo verificare, calcolare la trave, che è una trave esistente, ricordiamo, quindi andremo a verificare la trave e poi effettueremo, in caso di mancata verifica, degli interventi di rinforzo. Direttamente dal modello di Tremuri vengono esportati tutti i carichi. Possiamo scegliere se utilizzare il vincolo di default di appoggio del modello oppure cambiare il tipo di vincolo. Quindi, come vediamo, come dicevamo, sono stati importati automaticamente tutti i carichi, quindi il peso proprio delle travi, i carichi permanenti strutturali, permanenti non strutturali e accidentali. Definiamo i parametri di calcolo, in questo caso l'unico parametro da definire è la lunghezza d'ancoraggio, che andiamo a definire con i 40 diametri canonici, e essendo una trave esistente dobbiamo effettuare la verifica. Quindi definiamo prima l'armatura e poi effettuiamo la verifica. La definizione dell'armatura può avvenire in due modi: con l'inserimento tramite un sagomario in cui sono definite già tutte le sagome delle armature e definiamo una determinata sagoma e il diametro, oppure con l'inserimento di tipo manuale. Quindi andremo ad inserire manualmente le armature longitudinali e trasversali. Come vediamo, possiamo scegliere se la lunghezza dell'ancoraggio considerarla compresa o automatica. Se è compresa viene definita all'interno del tratto definito, se invece è automatica viene aggiunta, quindi vengono aggiunti 40 diametri definiti nei parametri di calcolo nel tratto che noi andiamo a disegnare. Quindi possiamo definire l'armatura longitudinale superiore e inferiore, come vediamo l'inserimento dell'armatura è molto semplice, e possiamo anche andare a definire l'armatura trasversale. Quindi andiamo a definire le staffe. Le staffe possono essere definite anche con passi differenti. In questo caso
andiamo a definire l'armatura invece con un unico passo, quindi abbiamo staffe FI6 ogni 20 cm. Definita l'armatura, passiamo alla verifica tramite un'operazione di trascinamento. Vediamo che in questo caso la trave non è verificata né a taglio né a flessione ed ha un coefficiente di sicurezza pari a 0,49 e possiamo anche andare a vedere il confronto tra i diagrammi delle sollecitazioni agenti di momento flettente e taglio con quelli resistenti, quindi vediamo dove la verifica non risulta essere soddisfatta, cioè dove il momento o il taglio agente supera il momento o il taglio resistente. Quindi in quei tratti noi andremo a inserire il nostro rinforzo. Come possiamo inserire i rinforzi all'interno di Tremuri Project? Quindi entriamo nell'ambiente rinforzi, noi possiamo definire un rinforzo longitudinale che può essere definito, può essere modificato e naturalmente può essere anche cancellato, o un rinforzo trasversale. Inseriamo prima i rinforzi trasversali, in questo caso definiamo rinforzo tipo FRCM. Possiamo scegliere tra la modalità avvolgimento completo o AU. Scegliamo la modalità AU perché poi superiormente andremo a definire dei rinforzi per il momento flettente. Quindi scegliamo la definizione AU, definiamo l'inclinazione delle fibre, il numero di strati, la lunghezza della fasciatura e andiamo a definire, in questo caso abbiamo scelto un rinforzo Caracol GeoSteel G1200 per il calcestruzzo e andiamo a definire il nostro rinforzo sui tratti in cui il taglio agente superava il taglio resistente. Quindi vediamo che con questo tipo di rinforzo la verifica a taglio risulta essere soddisfatta perché in quei tratti il taglio resistente supera il taglio agente. Quindi andiamo a definire adesso i rinforzi longitudinali, quindi quei rinforzi che ci permettono di far sì che la trave sia verificata anche a flessione. Inseriamo sempre un rinforzo FRCM, scegliamo sempre il G1200 per il calcestruzzo naturalmente, e definiamo due tipi di rinforzo perché ci sono dei tratti in cui il momento agente è molto più alto del momento resistente e altri in cui è meno, quelli in campata. Quindi definiamo il GeoSteel G1200 ad uno strato, a strato singolo l'abbiamo chiamato, quindi definiamo un solo strato, scegliamo l'ancoraggio iniziale e l'ancoraggio finale di tipo meccanico e inseriamo su entrambe le campate questo tipo di rinforzo ad uno strato in campata, perché in campata avevamo una differenza sensibile sì, ma meno accentuata rispetto a quella agli appoggi. Quindi in entrambe le campate dove il momento è positivo inseriamo il rinforzo a strato singolo, mentre per la parte sugli appoggi dove avevamo una differenza superiore tra momento agente e momento resistente andiamo a definire un rinforzo differente. Il rinforzo è sempre tipo FRCM, ma andremo a definire sempre il rinforzo Caracol G1200 a due strati, infatti lo chiameremo GeoSteel G1200 strato doppio, quindi anziché definire uno strato singolo andremo a definire due strati semplicemente per avere un risultato più performante naturalmente. Quindi anche qui scegliamo l'ancoraggio di tipo meccanico, poi sceglieremo l'ancoraggio di tipo meccanico che è subito reagente ed inseriamo il rinforzo in quella parte dove appunto il momento agente superava il momento resistente. È proprio il software che ci indica il tratto in cui la verifica non è soddisfatta, quindi molto, diciamo, in maniera molto intuitiva possiamo inserire il rinforzo appunto in quella parte in cui il momento agente supera il momento resistente per far sì che la verifica risulti essere soddisfatta. Quindi definendo il rinforzo nella parte superiore della trave, per questo motivo avevamo definito il rinforzo trasversale
con un rinforzo U, vediamo che anche la verifica a flessione risulta essere soddisfatta con un coefficiente di sicurezza pari ad 1,03. Quindi abbiamo, diciamo, rinforzato la trave e la verifica adesso risulta essere soddisfatta sia a taglio che a flessione. Oltre ad effettuare la verifica statica di una trave all'interno di un modello per cui è stata calcolata la vulnerabilità, è possibile verificare anche delle travi singole. Quindi all'interno di Tremuri Project possiamo definire delle travi ad una o più campate, inserire i carichi, effettuare la verifica e, in caso di mancata verifica, inserire i rinforzi. In questo esempio definiamo una trave esistente, naturalmente, possiamo definire naturalmente anche qui il tipo di vincolo, definiamo il materiale, quindi assegniamo il materiale precedentemente definito, in questo caso calcestruzzo esistente, definiamo anche l'armatura esistente definita in precedenza e assegniamo alla trave una sezione. In questo caso definiremo una sezione 30x50, che appunto chiameremo 30x50 come nome della sezione. Quindi una volta definite le caratteristiche geometriche e meccaniche della trave, definiamo il numero di campate. In questo caso definiremo una trave continua su più campate, abbiamo scelto due campate di luce uguale, ma potremmo anche scegliere più campate anche di luci differenti, e andiamo ad inserire i carichi. Definiamo naturalmente in primis il peso proprio e poi andiamo a definire i carichi permanenti, strutturali, non strutturali e accidentali. Poi penserà il software in automatico a fare tutte le combinazioni, comprese le definizioni a scacchiera, previste dalla normativa. Quindi definiamo prima un carico lineare come permanente strutturale, poi andremo a definire un carico sempre lineare ma come permanente non strutturale, in questo caso di peso 520 kg sul metro. Alla fine andiamo a definire un carico accidentale, in questo caso pari a 600 kg. Poi, come dicevamo, tutte le combinazioni vengono effettuate automaticamente dal software. Come abbiamo visto in precedenza, possiamo definire dobbiamo definire l'armatura all'interno della nostra trave, quindi dai parametri di calcolo andiamo a definire la lunghezza d'ancoraggio, sempre i canonici 40 diametri, e come abbiamo visto prima definiamo l'armatura longitudinale e trasversale, sempre con inserimento di tipo manuale. Definiamo i 3P12 superiormente, 3P12 inferiormente, e in questo caso andremo poi a definire delle staffe F8 ogni 20 cm. Diciamo che questa parte della definizione dell'armatura è simile a questa, uguale a quella che abbiamo visto prima. La differenza è che prima avevamo definito una trave all'interno di un modello, quindi si prendevano automaticamente le dimensioni e i carichi definiti nel modello tridimensionale. In questo caso andiamo a definire tutto all'interno del modulo verifiche locali CA, quindi definiamo le geometrie, le caratteristiche meccaniche, le campate, i carichi, definiamo tutto all'interno del modulo, mentre prima venivano presi in automatico. Come prima, tramite un'operazione di trascinamento effettuiamo la verifica della trave, vediamo che in questo caso la verifica a taglio risulta essere soddisfatta, mentre la verifica a flessione non è soddisfatta ed ha un coefficiente di sicurezza pari a 0,83. Quindi in questo caso la verifica non risulta essere soddisfatta solo agli appoggi, quindi andremo a definire dei rinforzi solo sugli appoggi. In questo caso, a differenza del caso precedente, andremo ad inserire un rinforzo FRP, prendendoli sempre dalla libreria di Kerakol, scegliamo il rinforzo Geosteel G600, scegliamo il numero di strati da applicare sulla nostra trave e andiamo a definire, come in precedenza, l'ancoraggio meccanico. Quindi applichiamo il rinforzo sulla parte della trave in cui il momento agente supera il momento resistente, come abbiamo visto prima, è il software che ci indica
la parte della trave su cui deve essere applicato il rinforzo, quindi la lunghezza di applicazione del rinforzo. Quindi andiamo ad applicare il rinforzo in quella parte della trave e vediamo appunto che anche in questo caso la verifica risulta essere soddisfatta dopo l'applicazione dei rinforzi FRP. Vediamo ora come vengono applicati i rinforzi Keracol sui pilastri in cemento armato all'interno di Tre Muri Project. Sulle travi avevamo applicato i nostri rinforzi dopo aver effettuato una verifica di tipo statico, perché il contributo del rinforzo FRP e FRCM sulle travi è importante nelle verifiche di tipo statico. Sui pilastri, invece, i rinforzi danno un contributo importante nelle verifiche di tipo sismico. Vediamo questi esempi. Abbiamo fatto due esempi, uno sempre all'interno di un modello globale e uno per una verifica di un singolo pilastro, però sollecitato sempre ad azioni sismiche. Per quanto riguarda il modello globale, abbiamo verificato una struttura mista in cui sono presenti tre telai in cemento armato, tutti esistenti. Abbiamo calcolato la vulnerabilità della struttura nel stato di fatto, quindi vediamo che calcolando la vulnerabilità della struttura in direzione X, che è quella che ci interessa in questo esempio, quelli in cui sono presenti i telai, è pari a 0,665 e abbiamo rinforzato i nostri pilastri perché avevano dei problemi a pressopressione. Infatti, come vediamo, i telai venivano, insomma, si plasticizzavano ad una certa sollecitazione. Quindi, come vediamo in questo esempio, il pilastro si plasticizza ad una sollecitazione pari a 670.000 kg per centimetro, quindi il momento per cui si plasticizza questo pilastro è pari a 670.000. Quindi noi, per migliorare il comportamento della struttura dal punto di vista sismico, abbiamo applicato il rinforzo Keracol di tipo FRP su tutti i pilastri esistenti, quindi per migliorare il comportamento dei singoli pilastri e per migliorare il comportamento globale della struttura. Quindi in questo caso abbiamo applicato un rinforzo FRP Geosteel G2000 con due strati e quindi abbiamo applicato questo tipo di rinforzo su tutti i pilastri, sia del livello 2 che del livello 1. Come vediamo, questo rinforzo ci dà un fattore di miglioramento del comportamento del pilastro pari a 1,48, quindi ci dà un miglioramento del 50% della prestazione del pilastro. Quindi applichiamo questo tipo di rinforzo definito per il primo pilastro su tutti i pilastri, quindi sia sul piano secondo che sul piano primo. Siamo partiti dal piano secondo per una questione completamente arbitraria, perché comunque andremo ad applicare il rinforzo su tutti i pilastri. Naturalmente quelli che ne hanno più bisogno sono quelli del livello 1, ma siamo partiti con l'applicazione del piano secondo perché comunque avremmo dovuto applicare i rinforzi su tutti i pilastri, quindi non è, diciamo, vincolante dove si parte con l'applicazione dei rinforzi, si può partire indistintamente da un livello o dall'altro. Quindi, dopo aver applicato i rinforzi su tutti i pilastri, possiamo andare ad effettuare nuovamente la verifica globale della struttura. E vediamo sempre in direzione X, perché comunque, diciamo, tutti i telai sono in direzione X, quindi il contributo è nella direzione X. Vediamo che abbiamo un miglioramento della struttura perché l'indice di vulnerabilità è passato a 0,69. Quindi prima avevamo 0,66, adesso abbiamo 0,69. In questa direzione non avremmo ottenuto il miglioramento sismico, che, come sappiamo, si ottiene con un incremento dello zeta e di 0,1. In questo caso non avremmo il miglioramento sismico così come previsto dalla normativa, ma abbiamo un miglioramento del comportamento della struttura. E se andiamo a vedere anche
il comportamento dei singoli pilastri, andiamo a considerare sempre il pilastro P152 considerato nella verifica dello stato di fatto, vediamo che questo pilastro si plasticizzerà a delle sollecitazioni maggiori, naturalmente, rispetto a quelle dello stato di fatto. Infatti, prima si plasticizzava a 670.000 kg per centimetro, adesso vediamo che si plasticizza ad una sollecitazione di 751.000 kg, quindi abbiamo una sollecitazione di gran lunga superiore rispetto a quella per cui si plasticizzava nello stato di fatto. Quindi con questa applicazione abbiamo ottenuto un miglioramento globale del comportamento della struttura e anche un miglioramento, naturalmente, le due cose sono naturalmente collegate, del comportamento dei singoli pilastri. Vediamo ora l'ultimo esempio, cioè la verifica di un pilastro singolo. Faremo una verifica di tipo sismico sempre, cioè in cui il pilastro è sollecitato a delle azioni di tipo sismico, perché questo tipo di rinforzi dà un contributo importante se abbiamo delle carenze dal punto di vista flessionale, non dal punto di vista della compressione, perché comunque danno un contributo importante appunto dal punto di vista flessionale. Quindi, così come abbiamo visto prima per la trave, andiamo a definire le caratteristiche geometriche e meccaniche del nostro pilastro, quindi i materiali e la sezione del pilastro. Inseriamo qui le sollecitazioni, quindi a differenza della trave in cui avevamo definito i carichi e quindi venivano calcolate automaticamente tutte le sollecitazioni, in questo caso noi definiamo direttamente le sollecitazioni sul nostro pilastro, quindi definiamo lo sforzo normale agente e i momenti flettenti e gli sforzi di taglio. Inseriremo per semplicità, ad eccezione dello sforzo di compressione, delle sollecitazioni uguali alla base e alla testa del pilastro. Quindi, e dopo aver definito le caratteristiche di sollecitazione agente sul nostro pilastro, possiamo andare a definire le armature, così come abbiamo visto prima per la trave. Quindi definiamo le armature sul nostro pilastro, quindi definiamo prima i ferri longitudinali d'angolo e eventualmente di parete, in questo caso abbiamo solo F12, definiamo le staffe sul nostro pilastro, anche qui abbiamo delle staffe a passo costante di diametro 8 ogni 20 cm, effettuiamo la verifica a pressopressione a taglio con la nostra solita operazione di trascinamento e vediamo che la verifica a taglio risulta essere soddisfatta, mentre la verifica a pressopressione non risulta essere soddisfatta. Quindi andiamo ad inserire dei rinforzi per far sì che sia soddisfatta la verifica a pressopressione. Potremmo inserire o una cerchiatura o un rinforzo longitudinale. In questo caso inseriremo un rinforzo longitudinale tipo FRCM, quindi andiamo a prendere sempre dalla nostra libreria Caracol il materiale GeoSteel G1200. Possiamo decidere se disporlo solo su un lato per il momento MY o su entrambi i lati per il momento MZ. In questo caso lo disponiamo su entrambi i lati. Definiamo la lunghezza del rinforzo e la larghezza del rinforzo, il numero di strati, in questo caso uno strato, e l'ancoraggio di tipo meccanico, come sempre, che come sappiamo è subito agente, non ha una lunghezza d'ancoraggio da calcolare. Quindi andiamo a definire il nostro rinforzo sull'estremità del pilastro e vediamo che in questo caso la verifica risulta essere ampiamente soddisfatta passando ad un valore pari ad 1,88. Io vi ringrazio per l'attenzione e adesso lasciamo lo spazio alle domande.